l'unica domanda che ti faccio ora, e poi domani magari in conferenza parleremo dei contenuti del film. Come ti è venuta questa idea? Hai letto il libro, hai pensato di trasformarlo in film, ma è totalmente insolito per un regista, e in particolare per un regista donna, e in particolare per una regista donna in libertaria e piena di voglia di andare contro le regole del conformismo, come sei tu, le regole conformistiche. Insomma, questo è un film particolare che avrete la fortuna di vedere, ma mi ha stupito che tu lo abbia scelto. Che cosa ti ha spinto sul... Passava molto tempo da ragazza a 15 anni, ero sempre appassionata della letteratura, dell'arte russo e soprattutto della storia tragica della Russia. Molto presto ho letto tutta la letteratura dissidente durante gli anni sovietici e del terrore di Stalin. Dunque conoscevo bene. E poi quando ho letto questo libro, così, per caso, faceva un po' di tempo che volevo fare un film come una persona si comporta davanti il potere. Dunque mi sono detto, nella memoria collettiva, l'immagine dell'assolutismo del potere è Stalin. Ma io volevo trattare quella cosa più insidiosa di ogni di noi davanti al potere. Che cosa perdiamo della nostra anima? Come si perde i sogni solo per ottenere che cosa? Dunque ho detto, vado a fare la cosa drastica, vado a prendere Stalin, che tutti sanno chi è, che rappresenta il potere assoluto, e poi, come avevo nel secondo film, Gérard Depardieu mi aveva chiesto, oh, tu non hai una piccola parte per me? E mi ricordavo che c'era solo una parte che rimaneva di un prete che si chiamava Vidio. E io dico, ah sì, c'è un prete, c'è due giorni. E come lui è di natura impaziente, ha detto, ah va bene, due giorni va bene. Dunque, e girare con Gérard è qualcosa di straordinario. Dunque mi sono detto, vorrei girare un lungo film con lui, dividere questo momento formidabile. Allora, din din, nella mia testa ho detto, chi è l'attore francese che può prendere la forza di un personaggio odioso come Stalin? Ho detto Gérard. E come per niente volevo fare un documentario, sapevo che Gérard non somiglia a Stalin, rimanerebbe come una favola, come una metafora sul potere, perché ho detto a Gérard, non cerco per niente che tu gli somigli, forse la divisa militare, forse i baffetti, però dopo rimanere come tu sei tu. E voilà, e ho chiesto al mio produttore, questo famoso Paolo Branco, e voilà. Ma lui è, come l'ho letto nei giornali, non so, forse sono solo dei barzelletti, che è anche amico di Putin. Dunque aveva anche un esempio un po' di... Sì, è vero. Per capire un po' il carattere. Ah, perché... Stavo per chiedere la stessa cosa. No, ma penso che solo i giornalisti pensano che il mondo è bianco e nero. Solo loro danno i punti. Però tutto piuttosto... Allora, Putin non è meglio di non Donald. È meglio. Eh? Chi? No, Trump. Non è peggio di Donald. Putin non è peggio di Trump. Di Trump. O di Trump. Di Donald, sì.